Severo dell'Andrangheta, quella che tiene sotto scacco anche Cosenza, potente, feroce, come i clan storici del Reggino, e quelli che escono in manette scortati dagli uomini della DIA, di carabinieri e polizia per il PM antimafia di Catanzaro, sono alcuni dei protagonisti della vita criminale della città, anche degli anni in cui le cosche cosentine si sono fatte la guerra, sono di morti ammazzati. L'inchiesta della DDA ha fatto luce su 3 omicidi di mafia. In ballo c'erano e ci sono gli incassi da capogiro che si fanno con la droga, gli appalti, il colossale giro di estorsioni e usura a imprenditori e commercianti. Sarebbero in centinaia nel mirino del clan Lanzino Ruà, colpito con 18 arresti tra boss e picciotti. E nelle carte dell'indagine ci sono anche insospettabili l'ex sindaco di Rende, oggi consigliere provinciale del PD, Umberto Bernaudo, un altro consigliere provinciale PDSino che è stato anche assessore, Pietro Ruffolo. Sono tutti e due indagati per concorso esterno in associazione mafiosa. E c'è un altro indagato, un consigliere comunale di Pianecrati, centro alle porte di Cosenza, eletto in una lista civica, ma per gli inquirenti, con i voti dell'Andrangheta.